Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar nel quale vogliamo cercare di dare un primo sguardo ai dati piuttosto freschi di quello che è successo durante il lockdown e dal punto di vista dell'uso delle risorse, soprattutto energetiche, e da come si può andare a lavorare su questi dati per vedere se e come gli interventi di efficienza energetica che erano stati realizzati hanno dato dei risultati in questo periodo o meno. Per fare questo ci avvarremmo del prezioso aiuto di una serie di relatori che ringrazio per essersi preparati in un tempo tutto sommato piuttosto breve rispetto a quando sono appunto avvenuti i fatti. Il webinar di oggi inizierà con un intervento registrato del direttore esecutivo di IVO, che è l'organizzazione senza scopo di lucro che gestisce e manutiene nel tempo l'IPMVP e che abbiamo registrato non solo perché adesso per lui che risiede in Canada sarebbe notte fonda, ma anche perché così abbiamo potuto mettere i sottotitoli in italiano, sperando così di rendere più fruibile questo intervento per un pubblico maggiore. Chiedo di far partire il contributo di Denis Tanguy.
Bene, come al solito il bello della diretta, anche in differita abbiamo avuto un piccolo problema con i sottotitoli, metteremo l'intervento di Denis Tanguy con i sottotitoli in italiano sul sito. Inizio adesso con il mio intervento che riguarda gli aggiustamenti non ordinari, due parole sulla FIRE per chi non la conoscesse. Abbiamo creato adesso questa nuvola nuova come presentazione. Comunque è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa da oltre 30 anni di uso efficiente dell'energia e delle risorse. Raccoglie su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico le nomine degli energy manager. Fa tutta una serie di attività a tavoli legislativi e normativi, tra le altre cose, ha fatto partire, è stato uno dei soggetti che hanno fatto partire la certificazione EGE come norma, il tavolo normativo 11352, poi ha messo in piedi il primo ente di certificazione per l'EGE e fa tutta una serie di attività. E tra queste anche i progetti europei sulle policy, sull'efficienza energetica, sul finanziamento dell'efficienza energetica e tra le altre cose appunto anche la collaborazione con IVO per portare in Italia l'IPMVP, le traduzioni in italiano che abbiamo fatto e i corsi. Per chi fosse nuovo di queste cose, la misura e verifica è un processo che utilizza dei dati misurati, quindi delle misure reali per andare a valutare i risparmi generati da azioni hardware e software di miglioramento dell'efficienza energetica, dato che i cosiddetti risparmi sono delle diminuzioni di utilizzo di quantità fisiche, tipicamente energia, potenza o altre risorse, ma a parità di condizioni che ne influenzano il consumo. Quindi questa è un po' la parte complessa della misura e verifica. Non si può andare semplicemente a sottrarre i consumi di due periodi tra di loro. Che questo sia di forte interesse a livello internazionale lo dimostra tutta una serie di norme ISO che si occupano, ISO ed EN che si occupano più o meno, che comunque hanno bisogno della valutazione dei risparmi e l'IPMVP è il riferimento a livello internazionale da 20 anni su questo tema. Questo è quello che tipicamente si deve fare, ovvero si misura prima, scusate se non c'è il cursore, ma purtroppo un problema. Si misura prima sulla sinistra nel periodo di riferimento, si continua a misurare dopo, quindi la linea in verde, si crea poi del periodo di riferimento un modello, che è la linea invece più scura in arancione, e a questo punto si può andare a valutare il risparmio facendo la differenza tra quello che sarebbe stato il consumo se non avessi realizzato gli interventi di efficienza energetica e il consumo che è stato registrato per quella risorsa, come abbiamo detto. Quindi questo è l'approccio che si fa nel cosiddetto approccio consumi evitati, poi parleremo degli approcci anche fra qualche slide, e tipicamente questo si può applicare a un intero impianto struttura in cui andrò a misurare dei vettori energetici, per esempio il gas naturale o l'energia elettrica che trovate sulla destra, e altre variabili che influenzano il consumo, come possono essere dei pezzi prodotti tipicamente per uno stabilimento industriale, ma anche i gradi giorno, che sono tipicamente più influenti nel caso di edifici, ma possono esserlo anche in altri casi. Quindi questo è l'approccio intero impianto struttura, ma l'IPMVP, diciamo, le buone pratiche di MNV hanno anche un altro approccio che è quello invece di isolare il singolo intervento, quindi andrò a definire un perimetro all'interno dell'intervento, che è un perimetro virtuale, che mi permette di capire meglio quali sono i flussi che entrano ed escono, e quindi avrò dei flussi di energia entrante,
di energia o servizi uscenti, e questo è appunto l'isolamento dell'intervento. Queste sono una piccola differenza, perché vedremo che in molti casi saranno degli approcci intero edificio impianto quelli che vedremo successivamente, ma in alcuni casi saranno invece degli isolamenti. Avete sentito parlare nell'intervento di Denis Tanguy, che c'è stato precedentemente, che oltre ai protocolli, al protocollo, ai concetti base, che diciamo è quello che si può dire il protocollo PMVP, ci sono tutta una serie di guide applicative, e ne usciranno anche, ne uscirà una, dovrebbe uscire insomma nelle prossime settimane, una proprio dedicata ai non-routine event, ovvero agli eventi non ordinari, e che sarà proprio quella che darà tutta una serie di indicazioni per come andare a trattare questi eventi. Io qua ho cercato di sintetizzare in un paio di slide alcuni concetti riguardanti gli eventi non ordinari e gli aggiustamenti dovuti agli eventi non ordinari. Intanto, tipicamente, come abbiamo visto un paio di slide fa, io vado a creare dei modelli. Tipicamente andando a usare delle regressioni che mi permettano, utilizzando dei parametri, le cosiddette variabili indipendenti che influenzano i consumi di energia, o che ci si aspetta che varino con regolarità nel periodo di interesse, che è tipicamente il periodo del contratto, il periodo in cui comunque mi interessa valutare questi risparmi. Questo si differenzia invece un pochino l'approccio dell'opzione D, che è della simulazione calibrata, in cui uso una simulazione dell'edificio impianto o del processo, una simulazione, chiamiamola software. Vedremo anche in una delle presentazioni che seguono che è stato utilizzato anche questo approccio, che allora dentro permette di modificare molti più parametri, mentre nella modellazione con regressione io vado a inserire solo, diciamo, le variabili indipendenti, che sono quelle che influenzano di più e che mi aspetto che varino regolarmente nel tempo. Ora, cosa succede quando c'è un evento non ordinario, come tipicamente è successo in alcuni settori durante i mesi scorsi? Ci sono delle variazioni anche di altri parametri che influenzano il consumo e che sono detti fattori statici, nel senso che non entrano, pur sapendo che influenzano il consumo, siccome non variano regolarmente, non sono stati inseriti nei modelli tipicamente di regressione. E inoltre questi modelli potrebbero essere stati creati con un set di dati di riferimento, e questi dati del periodo dei mesi scorsi potrebbero essere al di fuori del set di dati usati per creare dei modelli. Quindi i modelli creati potrebbero non essere più utilizzabili, ma in ogni caso tipicamente gli eventi non ordinari possono andare a aumentare l'incertezza del modello. Quindi quando questi eventi non ordinari vanno a influenzare in modo significativo i consumi, dovrò introdurre degli aggiustamenti. Potrebbero esserci delle indicazioni nel piano di MMV su soglie oltre le quali andare a fare questi interventi, e potrebbe essere necessario rifare i modelli di regressione introducendo come nuove variabili indipendenti alcuni fattori statici che prima si considerava non variassero o non variassero, non potessero apportare grosse variazioni al consumo, ma che nella realtà, appunto, in questi eventi non ordinari sono entrati, quindi si faranno rientrare. Se di breve durata, si può pensare di omettere il risparmio di questo periodo o allungare il periodo contrattuale, e se ci sono degli impatti limitati, importanti, ma comunque abbastanza limitati, si può pensare di avere solo, andare a fare diciamo, un approccio ingegneristico, quindi andare a portare, diciamo, delle piccole correzioni, altrimenti si andrà a rifare il modello, e in questo caso può essere interessante l'approccio del backcasting. Questo è quello che ho tentato di raffigurare partendo da un esempio reale,
Quello che può succedere è un consumo di riferimento, un consumo durante il periodo di lockdown c'è una forte differenza. Quello che bisogna cercare di fare è andare a suddividere questa differenza in quello che è un reale risparmio, in quella che c'è l'influenza meteo, in quella che è un differente utilizzo degli spazi o una diversa affluenza. E così via. Quindi andare a creare un riferimento aggiustato sulle nuove condizioni e andare così a crearmi i risparmi. Questa è una slide che non ho tempo di approfondire, che mostra i tipici approcci utilizzati in alto, il risparmio normalizzato, quello di cui abbiamo parlato all'inizio, al centro il backtesting, ovvero utilizzo i dati di riporto tutti i periodi successivi al periodo di riferimento. Questo lo faccio, questa è un'opzione introdotta molto recentemente e viene utilizzata quando ho tipicamente dei dati del periodo di riferimento che non sono così robusti o magari non ho dei dati di tutti i parametri o dei dati appunto lacunosi, quindi utilizzo i dati presi successivamente che acquisisco durante i periodi di rendicontazione con maggior dovizia, acquisendo anche a intervalli regolari quelli che prima erano dei fattori statici, e posso utilizzare così il backtesting che poi per curiosità abbiamo utilizzato anche in questo progetto che è Easy Europe, proprio in cui utilizziamo appunto l'approccio backtesting per la valutazione dei risparmi basate sul protocollo EPMVP. Con questo io ho concluso e passo la parola al prossimo relatore che è Fabio Minchio che ci parlerà delle variazioni pre e post lockdown con alcuni casi studio nel settore terziario. Fabio? Daniele, devi assegnarmi il ruolo di relatore, mi sa. Ah, scusa, pensavo che dovrebbe. Ok, grazie. Ecco qua. Si vede adesso, è tutto a posto? Perfetto. Ok, buongiorno a tutti. Innanzitutto, scusate che ho un po' di effetto chiesa qui in questo ufficio. L'obiettivo, diciamo, di questa presentazione è quello di esaminare alcune situazioni un po' particolari, diciamo, di dati aggregati che arrivano in parte, diciamo, diciamo, dati dell'industria, in parte da dati della grande distribuzione alimentare, per dare qualche spunto di riflessione poi ai ragionamenti sugli aggiustamenti ordinari. Il primo set di dati arriva da dati gentilmente forniti dal Consorzio Energia Industria di Vicenza. In questo caso ho riportato solo per brevità, anche a livello temporale, di tempo disponibile nella presentazione, i dati relativi all'energia elettrica, anche perché quelli del gas naturale sono molto variabili in funzione anche dell'impatto del gas naturale all'interno dei processi produttivi. In questo caso, appunto, abbiamo effettuato un confronto fra i primi mesi del 2019 e i primi mesi del 2020 su base mensile di dati aggregati a livello settoriale. Qui stiamo parlando di un consorzio industriale che conta circa migliaia di gigawattora di elettrici annuali e 120 milioni di standard metri cubi di gas, che rappresenta, diciamo, una buona parte dei consumi della realtà industriale della provincia di Vicenza e non solo, quindi, diciamo, un campione ben rappresentativo dell'impatto del Covid a livello dei numeri complessivi. Qui trovate la distribuzione del consumo totale su base annua, anche su base dei primi mesi 2020, che vedete in realtà a livello di distribuzione percentuale non ha mostrato grandissime e clamorose variazioni. Ci sono chiaramente dei settori come materie plastiche e gomma che in parte hanno perso, diciamo, nell'ordine di un punto percentuale di incidenza sul consumo totale, ma diciamo che in realtà non abbiamo di per sé una grandissima differenza fra la distribuzione percentuale dei consumi totali rispetto alla distribuzione percentuale dei consumi totali registrata nel 2020 durante il periodo di lockdown. Stiamo parlando del periodo di dati disponibili che va da gennaio ad aprile. Maggio purtroppo non era ancora disponibile a livello di dati aggregati. Se andiamo a vedere questo grafico, sostanzialmente qui ho riportato
diciamo, le variazioni percentuali di diversi settori nei diversi mesi. Ci sono alcune riflessioni interessanti da fare. Come prevedibile, diciamo, il settore alimentari e bevande è quello che di per sé ha avuto l'impatto minore, tant'è che tutti i mesi dell'anno, da gennaio compreso, che è la linea blu, ha diciamo, mesi ovviamente più critici come quelli successivi, ha evidenziato un aumento dei consumi. Ovviamente questo aumento dei consumi è anche effettivamente giustificato dall'impatto del Covid sulla filiera alimentare, che in parte ha avuto anche degli incrementi di domanda. Questo è confermato anche da dati che ho nell'ambito dei miei clienti industriali nel settore, che hanno avuto, diciamo, dei picchi di domanda su determinate tipologie di prodotto. Mentre chiaramente è molto evidente, escludendo febbraio, che è un mese ibrido perché di fatto poi il lockdown è partito almeno nell'area veneta, diciamo alla fine del mese di febbraio, in maniera significativa però dai primi di marzo, potete notare come in realtà l'impatto più ragguardevole sia sicuramente riconducibile al mese di aprile, dove i segni meno sono veramente pesanti in determinati settori, addirittura arrivando al meno 80% quasi del settore del conciario. In generale, diciamo, ha comunque impatti di processi non strategici, che sono quelli che hanno sofferto di più. Faccio notare una cosa interessante, tuttavia, che consistenti segni negativi c'erano già nel mese di gennaio in molti settori. Questo, diciamo, in linea anche con i dati macroeconomici. Che di fatto ci sia stata già o ci fosse comunque già una situazione di problematica economica in generale nell'area produttiva, e che il lockdown abbia in realtà poi accelerato questo processo. Però diciamo che rispetto alle considerazioni sugli aggiustamenti straordinari di cui parlavamo prima, quindi quelli non, degli eventi non ordinari, va detto che comunque il trend di consumo del 2020 era già con segno negativo, probabilmente per una recessione o pseudo tale che era alle porte, che chiaramente è stata fortemente accelerata dal Covid. Questo, diciamo, è opportuno segnalarlo, perché chiaramente poi potrebbe avere delle conseguenze non da poco sulla ripresa successiva. Quindi non è detto che appunto l'effetto di eventi ordinari sia del tutto trascurabile anche a valle delle conseguenze di ripartenza, perché è chiaro che i mesi come aprile sono più assimilabili a un mese di agosto a livello di ricostruzione, diciamo, ma probabilmente hanno dei dati sicuramente molto più critici. Ecco, come secondo caso, diciamo, vi porto un aspetto relativo alla grande distribuzione alimentare, quindi parliamo di supermercati, nell'ambito di una catena che opera prevalentemente nel nord Italia con 133 punti vendita. Anche qui abbiamo fatto un confronto dei consumi, in questo caso diciamo, confrontando i consumi dei primi 4 mesi dell'anno. È evidente che diciamo, si possono evidenziare diciamo, delle variazioni. Adesso andremo a vedere un po' i numeri, molto distribuite in modo disomogeneo. Anche qui mi sono concentrato sull'energia elettrica, essendo il gas naturale dipendente da fattori climatici e quindi magari meno facilmente analizzabile, visto che non avevo dati climatici disponibili per tutti i 133 punti vendita, e purtroppo i dati mi sono arrivati pochi giorni fa. I dati, diciamo, interessanti evidenziano alcune variazioni con segno molto variabile all'interno di diversi punti vendita. Ci sono punti vendita che hanno registrato degli incrementi importanti di consumo, altri punti vendita che hanno registrato invece, la maggioranza direi, una diminuzione. Va sottolineato che su questo incide molto il fatto che in Veneto è stata prevista la chiusura domenicale, quando invece abitualmente la gran parte di questi punti vendita era invece aperta durante il periodo domenicale. È chiaro che, essendo, diciamo, un aspetto consolidato, l'apertura domenicale è probabile che nell'ambito di molti modelli di risparmio energetico effettuati non fosse stato inserito come variabile l'orario di apertura, e quindi ci stava anche che fosse, diciamo, un fattore statico in determinati contesti. Questo, diciamo, potrebbe portare a rivedere i modelli, anche ricostruendo i modelli, diciamo, fatti, diciamo, di consumo negli interventi di energy performance contract realizzati nell'ambito di alcuni di questi punti vendita, rivedendo i modelli originali, introducendo appunto, come forse sarebbe stato opportuno originariamente, anche gli orari di apertura e soprattutto i giorni di apertura, perché è chiaro che avere o non avere la domenica ha un impatto soprattutto sui consumi di base. È chiaro che i consumi frigoriferi sono impattati, diciamo, hanno un impatto, scusate se il termine è sbagliato, hanno subito un impatto molto diverso, diciamo, perché chiaramente il freddo alimentare è, diciamo, evidente che è un consumo comunque presente. È evidente che però l'assenza nell'ambito delle utenze, e soprattutto nel punto vendita dell'ingresso e uscita delle persone,
Ah, chiaramente un aumento di consumo nel fatto che i banchi frigo sono più sollecitati quando, soprattutto quelli che hanno le porte, diciamo, dalla presenza delle persone. È molto difficile catalogare il numero di presenze, quindi in generale, è probabile che i modelli, diciamo, no, facciano fatica a catalogare questo. Un fattore molto interessante che mi descrivevano, appunto, coloro che gestiscono la catena, è stato l'impatto del Covid su un aspetto, diciamo, legato al numero di accessi delle persone che è cambiato, diciamo, in maniera significativa rispetto alla distribuzione territoriale che c'era prima. Il fatto che ci fosse una limitazione della spesa a livello comunale ha fatto sì che ci fossero alcuni punti vendita che magari soffrivano la concorrenza di, diciamo, di altri punti vendita magari più economici o comunque di catene, diciamo, magari di hard discount che avevano prezzi più aggressivi, hanno registrato incrementi anche molto rilevanti, soprattutto supermercati di quartiere o comunque punti vendita più interni alle città. Viceversa, i grandi supermercati in alcune zone che magari erano in aree, diciamo, periferiche di regioni magari o di località dove diciamo, era più difficile l'accesso dall'esterno, comunque chi chiede sempre lo spostamento da un comune verso il capoluogo di provincia, ad esempio la città principale, hanno evidenziato un spostamento di consumi a sfavore diciamo, dei punti vendita della catena che ho analizzato, perché hanno visto un incremento dei consumi verso supermercati più di prossimità. E quindi diciamo, questi segni, diciamo, da un lato le chiusure domenicali, dall'altro questa variazione dell'apporto delle persone hanno portato diciamo, un effetto random di variazione. Su questo diciamo, ha influito anche l'utilizzo degli impianti di ventilazione, anche se diciamo, questo non in maniera così evidente, perché tendenzialmente poi è aumentata la portata d'aria di rinnovo all'interno degli impianti dove era possibile farlo, quindi ci sono stati dei consumi maggiori. Questo diciamo, dal punto di vista degli aggiustamenti straordinari, chiaramente nell'ipotesi di un intervento di risparmio energetico sull'impianto di trattamento aria, andrebbe ad aumentare i risparmi, a fronte chiaramente di carichi variabili però all'interno dell'unità. Qui trovate un grafico che riassume, diciamo, le variazioni percentuali fra, marzo, aprile e febbraio del 2020 rispetto al 2019. In sostanza vedete che, per molti punti vendita le diminuzioni di consumo, soprattutto nel mese di aprile, sono state inferiori, diciamo, maggiori del meno 10, quindi abbastanza significative. C'è una larga maggioranza di punti vendita che evidenzia, diciamo, una sorta di stabilità, cioè siamo fra una forbice fra più o meno 5%, diciamo, ci sono molti punti vendita inclusi, ci sono invece alcuni punti vendita che hanno avuto incrementi di consumo anche importanti, vedete anche oltre il 10% o altro. Questo ad indicare che magari in certe realtà dove diciamo c'era un maggiore afflusso di persone c'è stato sicuramente un incremento di consumo e in parte diciamo dovuto alla tipologia di impianti. Chiaro che gli impianti qui sono molto variabili perché passiamo dai rooftop a diciamo, impianti anche molto diversi, diciamo ad acqua con trattamento aria. E quindi diciamo, anche l'utilizzo della ventilazione su un campo esteso, come consigliato dalla maggior parte diciamo, delle sezioni di categoria, non era diciamo, sempre possibile nella stessa misura. Ho riportato poi un caso specifico di misure interne, che è un punto vendita cittadino, quindi che ha registrato tendenzialmente un aumento dell'afflusso delle persone, però con un giorno in meno di utilizzo. Questo è il punto vendita, che è un classico punto vendita di media e piccola dimensione, parliamo di 900 metri quadri di area vendita, con un 60% dei consumi, questo è il bilancio della diagnosi 2018 da frigo alimentare, classica, quindi circa il 14% da illuminazione, il 25% di climatizzazione. È un punto vendita recentemente ristrutturato, quindi parliamo di un punto vendita che è impiantistica, diciamo, molto recente. L'effetto Covid, diciamo, l'ho analizzato per curiosità, diciamo, su quello che era l'effetto del frigo alimentare in particolare e del rooftop. Possiamo vedere che in realtà, confrontando i consumi 19 e 18 e 20 nei primi 4 mesi dell'anno, non si notano, diciamo, significative variazioni, se non, diciamo, sulla parte di freddo TN, dove si può evidenziare che il 2020 ha registrato un incremento dei consumi. Diciamo, ovviamente c'è un fattore climatico da considerare. Su questo punto, diciamo, sono state poi fatte delle analisi di regressione. Questa è una regressione complessiva di tutti i mesi invernali di 3 anni, che chiaramente rispetto ai gradi giorni di raffrescamento rispetto a 0 gradi di temperatura. Come notate, il lato BT, la correlazione non è particolarmente rilevante, mentre è molto più significativa se andiamo ad analizzarla in funzione dei gradi giorni di raffrescamento a 0 gradi. Andando a fare un focus proprio sul lato BT, diciamo, è interessante, scusate, sul lato TN, è interessante osservare come, diciamo, di per sé ci sono
ovviamente sono correlazioni fatte su 5 punti, quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Tuttavia, diciamo che la regressione fatta sul 2020 tendenzialmente evidenzia una retta con maggiore pendenza rispetto a quella che avete in grigio, sono i dati 2020, se scusate, dato 2018, scusate, in giallo e in arancione quelli 2019 che hanno una minore correlazione con i gradi giorno e in blu quelli con 2020. Diciamo che c'è una leggera diminuzione, diciamo, della pendenza rispetto a quello che si può evidenziare nell'anno 2018 rispetto al 2020 rispetto al 2018, e tuttavia è difficile trarre conclusioni. Diciamo che si può vedere che l'intercetta è leggermente più alta, diciamo che quindi c'è un consumo maggiore di base, però è chiaro che non abbiamo elementi sufficienti per poter avvalorare l'ipotesi che si possa effettivamente parlare di eventi straordinari che abbiano influenzato in modo così significativo questo punto vendita. C'è da dire in merito al rooftop che si può notare invece sul rooftop un leggero incremento dei consumi nell'anno, diciamo, 2020, anche se non di molto, di base, perché è stata leggermente aumentata la portata di ventilazione di rinnovo. Ovviamente un rooftop ha limitate possibilità da questo punto di vista, e soprattutto siamo in periodi in cui ancora il raffrescamento non era attivo, quindi si può notare appunto come il consumo di base, diciamo, fosse un po' più alto, anche se ovviamente i consumi invece di gennaio sono chiaramente influenzati dall'aspetto in pompa di calore, che vede in particolar modo i primi mesi del 2019 essere caratterizzati da un clima molto più rigido. Diciamo che se ci concentriamo su marzo e aprile, dove il clima invece è stato piuttosto favorevole, diciamo tendenzialmente i consumi sono invece anche aumentati proprio per l'impatto di una maggiore ventilazione che mi è stata confermata anche dai gestori punto vendita. Ecco, anche in questo caso diciamo che evidentemente c'è un incremento del risparmio energetico in eventuale impianto. In questo caso noi stiamo valutando la sostituzione di ventilatori diciamo nell'ambito del rooftop, dovremmo tener conto chiaramente nei dati 2020 di questo effetto, diciamo riportando probabilmente le baseline più riconducibili agli anni precedenti, fermo restando appunto che la situazione Covid potrebbe durare anche per un periodo superiore. Ecco, direi che questi casi offrono più che altro spunti di riflessione, non sono facili da trattare perché evidenziano ovviamente dati aggregati e molto variabili, diciamo, nella loro in generale distribuzione. Tuttavia, diciamo, ci pongono di fronte al fatto che l'impatto del Covid sui consumi non è assolutamente omogeneo o facilmente prevedibile in tutti i contesti. E questo, diciamo, che pone la necessità di fare un'analisi più approfondita caso per caso, trovando eventualmente delle analogie con i periodi di non utilizzo, come può essere il mese di agosto per l'area industriale, chiaramente, mentre per quanto riguarda la grande distribuzione alimentare o i supermercati in generale, può anche essere, cioè, che si possa considerare abbastanza poco impattante, diciamo, l'effetto, diciamo, del Covid, perché in parte da maggiori consumi sono stati compensati da una minore numero di ore di apertura. Quindi l'effetto nel dato aggregato, perlomeno con un approccio C, non si vede molto. Bisogna andare a vedere i singoli, diciamo, le singole utenze per poter fare approfondimenti più dettagliati su questo punto. Direi che ho terminato, lascio la parola a Daniele, che Perfetto, diciamo per. ringrazio molto Fabio che ha preso qualche minuto di più, quindi ricordo anche agli altri relatori di cercare di stare nei tempi perché poi avremo magari modo di confrontarci anche alla fine, fare qualche battuta se non andiamo troppo lunghi, però sono state comunque delle considerazioni molto interessanti. Adesso ci sono una coppia di relatori che parlerà della GDO non alimentare. Due casi in qualche modo gemelli, ma affrontati con due approcci IPMVP diversi, un'opzione C e un'opzione D. Inizia Tommaso De Simone, poi dopo parlerà Tiziano Terlizzese per la seconda parte. Io vi lascio la parola. A fra poco. Perfetto, buongiorno a tutti. Solo una conferma se si vede la presentazione. Si vede, si sen sentiamo bene. Vai pure. Perfetto, ottimo. Quindi buongiorno a tutti, sono Tommaso De Simone di Elexia, e siamo una ESCO 11352 e ci occupiamo appunto di progetti di efficientamento energetico. E in tutti i nostri Energy Performance Contract adottiamo il protocollo IPMVP per definire quelli che sono i piani di misura e verifica con cui poi vengono verificati i risultati. Portiamo alla vostra attenzione oggi due casi studio, entrambi su Leroy Merlin con approcci diversi. Come diceva Daniele, il primo
che vi racconterò io riguarda il centro di Roma Laurentina, dove abbiamo applicato un'opzione C. Quello successivo del collega Tiziano parlerà di un'opzione D sul sito di Moncalieri. Entrando nel merito, qui come dicevo abbiamo fatto un intervento di efficientamento energetico che ha riguardato sia il relamping, quindi sia luci, sia la parte di condizionamento, perché poi sono quelle i due grossi centri di consumo in una struttura come questa, e poi è stata sostituita una delle quattro UTA presenti. E ovviamente sistema di telegestione e telecontrollo che fa da padrone. Si è scelta appunto di individuare l'opzione C come quella che meglio andava a descrivere i saving che gli interventi avrebbero generato. Perché? Perché ci sono diverse tipologie di interventi e la previsione di risparmio era maggiore del 10%. Sono state individuate una serie di variabili indipendenti, quindi che variano nel corso del periodo del contratto, ecco, e quindi che sono quelle variabili che fanno in modo che cambiano anche i consumi. Quindi siamo andati a definire quella che poi vedremo essere la baseline adjusted rispetto ad una baseline che viene fatto al tempo zero. Questi sono i fattori di aggiustamento periodici che caratterizzano l'algoritmo di calcolo, che sono le ore di occupazione, i giorni di occupazione del sito, gradi giorno estivi ed invernali e le temperature interne dell'area commerciale. È un'area commerciale, quindi dipende tanto dal momento in cui è aperta ed è operativa l'area commerciale. In periodi pre-Covid è un centro commerciale che sta chiuso 2-3 giorni l'anno, quindi Natale, proprio le feste quelle, diciamo, determinanti, ecco, durante l'anno. Questo è, diciamo, per sommi capi, quello che sono le variabili che è come è composto l'algoritmo di calcolo. Quindi c'è una funzione, una grossa funzione che dipende dalla temperatura interna, dai gradi giorno, estivi e invernali, dei numeri, come dicevo, di ore di apertura del centro, piuttosto che appunto dei giorni. E la baseline readjusted di cui parlavo prima, appunto, si compone di diversi elementi che poi vanno a descrivere un po' il comportamento energetico della struttura. Questa è un po' una sintesi di quanto è successo negli ultimi 3 anni, quindi a regime normale. L'istogramma descrive un po' quello che come sono organizzati appunto i consumi energetici, quindi c'è la componente lighting piuttosto che la componente cooling durante il periodo estivo o heating quella invernale. E poi ci sono 3 linee. La linea verde è quella che indica i consumi effettivi del sito, quindi il famoso numero da pod che è presente in bolletta. La baseline, che è la linea che sta in mezzo, quindi la linea rosa, diciamo, e la baseline readjusted. La baseline readjusted è appunto quel consumo ricostruito in cui vengono prese in considerazione le condizioni operative del periodo di riferimento come se l'intervento non fosse stato realizzato, l'intervento, meglio gli interventi. Quindi si vede chiaramente che c'è questa differenza tra baseline e baseline readjusted, che è un po' l'essenza di un approccio di questo tipo e così strutturato. Il saving poi viene definito appunto dalla differenza tra la curva viola in alto e la curva verde. Entrando nel merito di quanto è successo durante il periodo Covid, sono stati appunto aggiornati quelli che sono i fattori periodici di aggiustamento, che sono, come dicevamo, in primis le ore di occupazione del centro e i giorni di occupazione del centro e evidentemente anche gradi giorno e temperatura interna. Diciamo lì noi andiamo a individuare questi due parametri andando a confrontarci col negozio, ma andando anche ad analizzare quello che è il consumo elettrico delle luci aria vendita, che è un po' il termometro che ci dice quando il centro è aperto o quando è chiuso. A marzo si vede chiaramente che dopo la prima decade di marzo, quindi con i vari DPCM, c'è stato un periodo di chiusura
del centro, quindi sono stati operativi circa 22 giorni su 31. Aprile sono rimasti chiusi le domeniche e il giorno del lunedì dell'angelo. Quindi nel nostro modello, nel nostro algoritmo, siamo andati ad inserire appunto questi aggiustamenti, che è diciamo, la differenza importante che si vede riguarda appunto il periodo di marzo, aprile e maggio, dove marzo e aprile le ore di attività, se da baseline erano 16, adesso sono state 11,8 per marzo, 11 per aprile, 16,5 per maggio, così come i giorni di apertura. Diciamo che l'algoritmo non risente tanto di questo campo, cioè le variazioni rientrano nel campo di variazione dell'algoritmo stesso. Questa cosa ha fatto in modo che potessimo aggiornare appunto e ricalcolare la baseline readjusted andando ad aggiornare appunto questi fattori. Per quanto riguarda il mese di maggio e il mese di aprile soprattutto, hanno iniziato a fare un po' di modifiche a livello impiantistico, ma per la conformazione del sito, che prevede questa produzione centralizzata di fluido caldo e fluido freddo con una pompa di calore di circa 900 kW termici, che va appunto ad alimentare le UTA in copertura. Le temperature anche che si sono verificate durante questo periodo non hanno generato grosse variazioni proprio sui consumi sia di pompe di calore che di UTA, nonostante si fosse dato privilegio all'utilizzo di aria di ricambi d'aria piuttosto che ricircoli, quindi inibendo il ricircolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la conformazione impiantistica di questo sito è stato sufficiente andare a modificare questi fattori di aggiustamento. L'unica nota che si può vedere è che la baseline readjusted per i mesi di aprile e di marzo è più bassa della baseline, ma avendo avuto un consumo reale molto più basso di quello che si verificava nello stesso periodo degli anni precedenti, ha fatto in modo che si mantenesse questo saving importante nonostante il periodo Covid. Ecco. Adesso lascerei la parola al collega Tiziano, che vi parla invece dell'opzione D. Grazie. Bene, il secondo caso studio che andiamo a vedere oggi è sempre un Leroy Merlin, in questo caso Leroy Merlin di Moncalieri, è un punto vendita con circa 2 gigawattora di consumo annuo. L'intervento è stato fatto nel 2017, l'intervento ha riguardato la sostituzione delle caldaie, la sostituzione di 4 rooftop, l'implementazione di un sistema di telegestione e telecontrollo e anche l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, che poi si è venuto molto utile in questo periodo. E l'applicazione che è stato il metodo per la misura e la verifica dei risparmi che è stato adottato è l'option D, cioè il risparmio è stato ottenuto dalla differenza tra il consumo ottenuto dal modello di simulazione dinamica dell'intero edificio e i consumi reali, quelli registrati da POD e PDR. E quindi abbiamo creato il modello di simulazione dinamica nelle condizioni ante operam, abbiamo utilizzato il software di simulazione dinamica Transys. Bene, realizzato il modello di simulazione dinamica, abbiamo dovuto tararlo sui consumi del nostro periodo di riferimento, che nel caso specifico era l'anno 2016. Ecco, qui vediamo l'andamento di quelli che sono i consumi effettivi del 2016, qua sono consumi settimanali, con i pallini verde scuro, e i consumi invece ottenuti dal modello di simulazione dinamica una volta che è stato tarato. Vedete la buona correlazione di questi dati. Questi qua sono i consumi elettrici del 2016, poi è stata fatta la stessa cosa per i consumi di gas. Bene,
Una volta tarato il modello di simulazione dinamica sui consumi di riferimento, sono stati implementati i fattori di aggiustamento per poi andare a calcolare, andare a determinare il nostro modello baseline adjusted. Quali sono i fattori di aggiustamento considerati? Beh, i dati climatici reali, le modalità di gestione, gli orari degli impianti HVAC, le giornate di apertura, gli orari di accensione dell'illuminazione dell'area vendita, ma anche di tutte le luci del punto vendita e l'occupazione del punto vendita che è stata calcolata, stimata in base al numero di scontrini emesso. Bene, in questo modo, avendo a disposizione il modello baseline adjusted, abbiamo potuto calcolare i risparmi come differenza tra i consumi stimati dal modello adjusted e i consumi realmente misurati. Qui sono graficati gli andamenti dei consumi di energia elettrica dell'anno 2018 e dell'anno 2019. Allora, in blu è l'andamento del baseline adjusted, il pallino blu. Il pallino verde sono i dati realmente misurati. Quindi la parte grigia sono i risparmi che abbiamo conseguito. La parte rosa sono gli extra consumi, i sovraconsumi che abbiamo conseguito nel periodo invernale, nel 2018 e leggermente, solamente leggermente nel periodo del 2019. Sovraconsumi perché? Perché rispetto al modello rispetto all'anteoperam è stato fatto un maggior ricorso alla pompa di calore per il riscaldamento invernale rispetto ai consumi, rispetto al funzionamento con caldaia. Bene, adesso guardiamo l'impatto che ha avuto questo periodo di lockdown sulla rendicontazione. Le principali modifiche gestionali che sono state riscontrate nel punto vendita, come accennava prima Tommaso, sono molto simili in effetti fra tutti i punti vendita Leroy, sono una riduzione del numero di giorni di apertura, in particolare a marzo c'è stato un periodo proprio di chiusura del punto vendita, ed aprile chiusura della domenica e delle domeniche di Pasquetta. Solitamente le domeniche naturalmente i punti vendita sono aperti. Gli uffici sono rimasti comunque sempre in funzione, sempre attivi, e che è una quota parte molto piccola dell'intero punto vendita in termini di superficie di consumo naturalmente. C'è stata una limitazione del numero massimo di presenze contemporanee, 70 a marzo e 100 ad aprile, e una riduzione del personale. Una riduzione di orario al pubblico nel mese di marzo e nel mese di aprile. Bene, tutte queste modifiche gestionali sono state implementate all'interno del modello dinamico. Vi faccio vedere qua qualche esempio. Questi sono carpet plot dei consumi per la sola illuminazione dell'area vendita e dei consumi per dei soli rooftop dell'area vendita. Questi sono carpet plot, quindi sono consumi orari e la tonalità di colore è in funzione del prelievo orario nelle 24 ore del giorno. Vedete, gennaio e febbraio, adesso concentriamoci un attimo sulla parte rooftop, gennaio e febbraio è un andamento classico con un orario d'apertura tutta la giornata. Marzo, aprile, vedete le giornate di chiusura, consumo zero, questa linea verticale blu, e poi queste altre linee verticali blu sono le domeniche di chiusura e l'orario ridotto rispetto a un periodo tradizionale. Stessa cosa per l'illuminazione dell'area vendita, considerati i profili di carico, quindi gli assorbimenti dell'illuminazione, sono stati direttamente importati nel modello e quindi questo aspetto è stato assolutamente considerato e nessun extra risparmio è stato tenuto in considerazione. Bene, in questo modo è stato possibile valutare, come abbiamo fatto per l'anno 2018-2019, i risparmi conseguiti nel primo quadrimestre 2020. Ci fermiamo ad aprile, vediamo ancora qui in grigio la parte di risparmio, in rosa gli extra consumi. I risparmi sono dell'ordine di grandezza in termine percentuale simile ai risparmi ottenuti nel primo quadrimestre 2019. Leggermente più bassi, soprattutto i risparmi dovuti all'energia elettrica, perché i minori consumi di marzo e aprile non sono riusciti a compensare
questi extra consumi di gennaio. Comunque l'opzione D si è riscontrata, è stata un'opzione che ha consentito di implementare questi adattamenti forzati che ci sono stati imposti da questo periodo di Covid in modo direi abbastanza lineare e completo. Vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, ringrazio molto Tommaso e Tiziano per questa interessante esposizione. Poi avremo modo di tornare anche successivamente, appunto, nello spazio delle domande, anche a questa parte. Adesso do la parola, è già comparso Marco Rossi, che ci parlerà dell'analisi di una palazzina uso ufficio con impianti di autoproduzione e quello che è successo durante questo periodo. A te la parola. Bene, grazie Daniele e buongiorno a tutto l'audience. Appunto, è già stato introdotto il mio intervento. Di che cosa parleremo? Parleremo dell'analisi fatta relativamente al periodo di lockdown dei consumi di un palazzo ufficio con annesso magazzino. La società per cui io opero, il gruppo per cui opero e del quale fa riferimento il sito del quale parleremo oggi, fa parte di un'organizzazione internazionale familiare che si chiama FISMAN, che opera da più di 100 anni nel settore dell'energia. È partita in questa, andando a guardare questo monitor, in una piccola parte in basso a sinistra, quindi fornendo delle tecnologie che erano caldaie, nell'arco di 10 anni ha ampliato enormemente le tecnologie offerte al mercato, sia per taglia che per tipologia, ma non soltanto in questa direzione, ma anche in verticale, andando a offrire una serie di supporti e di piattaforme digitali per l'interfaccia con i propri clienti e con tutti quanti gli interlocutori che si trova ad avere per svolgere la propria attività. Andiamo diretti al sito, visto che abbiamo pochi minuti. Di che cosa stiamo parlando? Di un sito non energivoro, ma estremamente significativo quando si va ad analizzare il contesto industriale italiano, perché appunto sicuramente molte PMI, che sono il tessuto vitale del nostro sistema economico, si basano appunto su siti di questo tipo. Quindi questo qua è uno screenshot della dashboard che va a identificare e a segnalare quelli che sono i flussi energetici ai confini del sito, in un momento in cui appunto si vede già che c'è un impianto fotovoltaico, che c'è anche in estate, questo screenshot fa riferimento in estate, un consumo non trascurabile di gas per il fatto che c'è produzione interna dovuta alla presenza di un trigeneratore. Non perdo molto tempo a andarvi a spiegare come funziona l'impianto e come è fatto. Quindi c'è un trigeneratore, questo qui è sempre uno screenshot di quello che è la dashboard che permette di analizzare il comportamento dell'impianto sia in real time che ovviamente andando a vedere gli storici, quindi che produce acqua calda, che va all'assorbitore bromuro di litio, che grazie alla sua produzione di acqua refrigerata va a dare supporto ai chiller. I carichi elettrici unitamente la produzione elettrica del cogeneratore unitamente alla produzione del fotovoltaico, in questo momento, in questo screenshot di questo momento, consentiva il raggiungimento di un livello di autarchia elettrica di quasi il 90%. Di che cosa stiamo parlando? Quindi degli AME, di azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, che consistono nel completo rifacimento della centrale termica, nell'installazione di una nuova caldaia, di un cogeneratore abbinato a un assorbitore a bromuro di litio. Ovviamente tutta quanta il rifacimento e la coibentazione della distribuzione dei fluidi, inverterizzazione delle pompe. È un impianto fotovoltaico da 20 kW che in questa foto non si vede. Ok, che opzione abbiamo utilizzato? L'opzione C, quindi quella che, ridotta ai minimi termini, sostanzialmente isola il sito e va a utilizzare i misuratori ai confini, quindi al POD e al PDR, per andare a fare le analisi e andare a valutare quelli che sono stati i raggiungimenti in termini di efficienza energetica dell'implementazione degli AME. C'è stato anche il relamping, che prima non vi ho detto.
Ok, come periodo di riferimento, quindi la situazione ex ante, la situazione ante interventi è l'anno solare 2015, il periodo di rendicontazione, vedrete che ne vedremo due in funzione di quello che oggi vi voglio mostrare, che è quello dell'effetto Covid, sarà il 2019 e i primi sei mesi del 2020, avendo un sistema di misurazione, un sistema di monitoraggio interno che va anche a monitorare i consumi al POD e al PDR di gas, siamo riusciti ad anticipare rispetto alle bollette i dati rispetto a quelli che poi dopo vengono, appunto, ci si ritrova all'interno delle bollette. È stata scelta una variabile indipendente per andare a modellizzare il sito, ok, che sono i gradi giorno. Abbiamo già parlato così negli interventi precedenti di discorsi relativi alla modellizzazione. E perlomeno fino al 2019 non è stato ritenuto opportuno introdurre fattori di aggiustamento straordinario, dal momento in cui tra il periodo di riferimento e il periodo di rendicontazione sostanzialmente non vi sono stati sostanzialmente cambiamenti che non possono essere attribuibili alla variabile indipendente scelta, che appunto sono i gradi giorno, che vanno a influenzare in maniera significativa il comportamento energetico del sito. Quindi non ci sono stati ampliamenti, non c'è stato un drastico aumento o diminuzione del personale, gli orari di lavoro non sono cambiati. Ok, per il 2019 è molto semplice, metodo forecast, quindi 2015, questo qua è il consumo di baseline, ok, in blu, ok, è il consumo di baseline adjusted, vedete? L'efficienza energetica non si calcola facendo la differenza tra la bolletta di un anno e la bolletta dell'anno dopo, ma sicuramente se chi, l'audience che segue un corso per le PMVP, non ha certo bisogno di questi chiarimenti. Mentre invece il verde sono i consumi da bollette. Attenzione, in questo caso si parla, essendoci un impianto di generazione interna, per il generatore, in questo caso si parla di kilowattora di energia primaria, quindi la somma opportunamente, tenendo in considerazione opportuni coefficienti, del consumo di energia elettrica e di gas naturale. Quindi sostanzialmente nel corso del 2019 il calcolo del saving sarà stato estremamente semplice, perché non sarà stato nient'altro che il kilowattora rappresentati dall'area compresa tra queste due linee, e fin qui non c'è niente di particolare. Che esercizio abbiamo fatto poi? Per il 2020 abbiamo fatto, adottando un metodo di chaining che è simile a quella che è la normalizzazione dei consumi, abbiamo fatto due modelli che, per esplicarveli, ve li faccio vedere direttamente sul grafico. Sostanzialmente sempre in blu è il consumo di baseline adjusted non più ai dati del 2019 ma sui gradi giorno del 2020. La linea che vedete arancione sostanzialmente è la modellizzazione dei consumi misurati, okay, nel 2019, modellizzati in funzione della variabile indipendente, che ovviamente è sempre la stessa, che sono i gradi giorno, sui dati 2020. In altre parole, la linea arancione è quanto mi sarei aspettato di consumare in termini di energia primaria all'interno del sito, fatto salvo il fatto che gli interventi per efficienza energetica, che appunto si parla di fotovoltaico, cogenerazione e quant'altro, abbiano mantenuto le stesse logiche di funzionamento e le stesse efficienze dell'anno prima, del 2019. Quindi in questo caso sono stati necessari due modelli, uno che mi faceva passare da qua a qua e uno che mi faceva passare da qua a qua. Per poi dopo andare a fare le considerazioni del caso, si riadotta quindi sempre una metodologia forecast. Adesso ve le ho messe tutte quante insieme le linee. Sono andati a prendere i consumi effettivi dei primi mesi del 2020, la linea gialla. Di conseguenza, a quali considerazioni si potrebbe arrivare? Sicuramente che i consumi sono stati più alti di quelli che ci si sarebbe attesi, ok? Un cosiddetto effetto Covid, tranne che comunque era già leggermente aumentato nel mese di gennaio, voglio far notare. Quindi, questo aumento di consumi a cosa è dovuto? A una improvvisa inefficacia nell'uso, nell'implementazione delle azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, o a un effetto esterno, quindi un effetto
che possiamo definire un aggiustamento straordinario, quale ad esempio il lockdown. Bene, ci sarebbero diciamo leve diverse che potrebbero far pensare nel periodo di lockdown a una diminuzione piuttosto che ad un aumento dei consumi. Sicuramente la diminuzione dei consumi potrebbe essere dovuta a una diminuzione del personale afferente al sito in tale periodo, e sicuramente il magazzino, perché si parla appunto di un palazzo ufficio con annesso magazzino, ha movimentato molta meno merce rispetto che al medesimo periodo dell'anno prima. Fattori che al contrario avrebbero potuto far aumentare i consumi, cioè sicuramente l'eliminazione del recircolo, una maggior dispersione a fronte di una estrema riduzione del personale afferente al sito, quindi sostanzialmente le persone, il sito non ha chiuso perché comunque l'organizzazione aveva dei codici Ateco che facevano riferimento a dei servizi che dovevano essere garantiti, e ovviamente nel rispetto delle leggi e delle normative imposte dallo Stato e dalla Regione il centro ha continuato ad essere operativo, con una maggior distribuzione però del personale all'interno del sito. È stata accesa una UTA supplementare con il fine di incrementare l'apporto di area primaria in alcuni locali e finestre aperte. Vi ricordo che le analisi le abbiamo fatte sul consumo di energia primaria, non soltanto sui consumi elettrici. Bene, siamo stati fortunati perché siamo fortunati, e diciamo anche nel rispetto della ISO 50001 implementata all'interno del sito, è presente un piuttosto sofisticato, andando a considerare la tipologia di sito che stiamo andando ad analizzare e che analizziamo, sistema di monitoraggio e controllo. Quindi questi sono gli assorbimenti elettrici dei carichi del sito, quindi l'opportuna valutazione del POD più produzione fotovoltaica più produzione cogeneratore meno energia scambiata con la rete. Vedete che le linee, l'opportuno confronto dei medesimi giorni della settimana tra 2020 e 2019, 2020 in giallo, 2019 in rosso, vedete che sia nei giorni lavorativi che durante i fine settimana c'è un non trascurabile, qui va quasi a pareggio, aumento dei consumi dei carichi. A cosa è dovuto questo aumento? Abbiamo delle UTA e le linee che vanno alle UTA, le metà alle UTA, i chiller che sono monitorati, vedete sempre la stessa considerazione in giallo 2020, in rosso il 2019, medesimo periodo. Vedete che la UTA, in virtù del fatto che è anche stato tarato il ventilatore a un range di portata superiore a quello dell'anno prima, idem per quest'altra UTA, vedete? Che è stato impostato su valori più alti, e idem in questa terza monitorata, dopo ce n'è un'altra ancora che non è monitorata, ma che addirittura era inattiva nel 2019 ed è stata messa in funzione appunto nel periodo Covid, ha fatto sì che sostanzialmente, benché si sia trovati in un palazzo uffici praticamente svuotato rispetto all'anno prima, ok, si abbiano poi dopo avuti nella realtà dei consumi superiori a quelli che si sarebbe attesi. Io ringrazio Fire, ringrazio Daniele Forni e passo la parola al prossimo relatore. Ah, ci sono io, la riprendo io un secondo. Ti ringrazio Marco per questa relazione sull'esempio degli uffici. Passiamo adesso invece ha un esempio industriale, un'opzione di isolamento, perché si va a prendere solo ed esclusivamente quella che è la produzione di aria compressa. Passo quindi la parola a un altro Marco, a Marco Ferrari, che ci illustrerà le azioni che hanno svolto per ottimizzare la sala compressori e cosa è successo negli ultimi mesi. Prego Marco. Sì, allora buongiorno a tutti, sono Marco Ferrari, appunto come detto da Daniele andremo a fare un focus su un progetto che stiamo seguendo di ottimizzazione continua di una sala compressori e cosa è successo a valle del lockdown. Prima di tutto una breve presentazione dell'azienda. Diciamo, io lavoro nella Consotec Energia, siamo una ESCO certificata 11352 e lavoriamo, diciamo, sostanzialmente a livello di consulenza per l'ottimizzazione dei consumi, soprattutto legati
a processi di verifica e controllo in qualche modo di aspetti energetici relativi a impianti o a strutture più complesse. Andiamo rapidamente, diciamo, all'analisi che abbiamo svolto e oggetto di questo webinar. Dunque, noi stiamo seguendo appunto da oramai 2 anni e mezzo circa un'azienda che produce cerchioni di alluminio con un consumo indicativo di 40 gigawattora all'anno. Nello specifico stiamo seguendo i compressori che hanno, diciamo, la cui grandezza nominale in termini di potenza installata, appunto, è di circa 3 megawattora all'anno. Per realizzare, diciamo, questa attività, non solamente utilizziamo, diciamo, ovviamente per realizzare utilizziamo i dati di raccolti con una frequenza di circa una volta ogni 30 secondi dei misuratori elettrici di aria compressa. L'obiettivo del nostro continuo monitoraggio è quello di verificare il regime di utilizzo e di cercare di efficientarlo tramite dei consigli di carattere gestionale, quindi di utilizzo delle macchine e di verifica del corretto funzionamento, diciamo, diciamo, dei livelli di utilizzo di valvole o di macchinari stessi. Per farlo abbiamo definito un benchmark di riferimento basato, diciamo, su un anno di campagna di misura che è pari a 0,130 kWh al metro cubo. Il benchmark di riferimento condiviso in questo caso perché diciamo, col cliente abbiamo definito che determinati miglioramenti potessero essere, che, diciamo, ascrivibili ai nostri suggerimenti, potessero permettere una piccola condivisione dei risparmi conseguiti. Ovviamente in questo caso la variabile indipendente è la richiesta di aria compressa del sistema produttivo, del sito produttivo. Veniamo alla struttura della sala, per terminare un po' più chiara. La sala è formata da appunto 5 compressori centrifughi a giri fissi. Come vedete ci sono 3 compressori da 700 kW ciascuno e con un consumo specifico ovviamente nominale molto, molto basso. Altri 2 compressori più vecchi, di potenza leggermente più bassa e con consumi specifici nominali non così interessanti. È presente all'interno del sito anche un compressore a giri variabili di potenza molto più bassa e installato in una dorsale secondaria, diciamo, del sito. Qui, diciamo, abbiamo presentato questo rettangolo che vogliono essere i maggiori utilizzi e poi a valle di tutto c'è un utilizzo invece legato a un reparto produttivo che ha necessità di avere una forte stabilità di aria compressa, ed è il motivo per cui è stato installato lì, diciamo, il compressore a giri variabili. È interessante notare che i compressori centrifughi hanno necessità di avere una torre evaporativa per il raffreddamento del compressore stesso dell'aria, e poi vedremo che questo rientrerà all'interno diciamo, dell'impianto. Andiamo a vedere quello che erano i dati. Scusate, ecco qua, i dati della situazione prefermata. Vedete, giusto per chiarire il grafico, diciamo, nell'asse delle ordinate, vediamo il consumo in kilowattora, quindi la potenza assorbita in termini orari e la portata. In questo caso l'indice è da moltiplicare per 10, questo per avere, diciamo, un unico asse di utilizzo. E al di sotto in nero è definito il consumo specifico. Vediamo che l'utilizzo nominale normale in qualche modo era quello di lavorare tra
in termini di portate, diciamo tra i 12.000 e i 17-18.000 nanometri cubi ora, e la potenza assorbita appunto era tra, diciamo, il 1.500-1.700 normali e i 2.200-2.400. Quindi vedete che nella media, diciamo, avevano dei punti in cui si superava il benchmark e dei momenti in cui invece il benchmark era più che rispettato. Andiamo invece al momento in cui c'è stata la chiusura aziendale. Intanto una cosa importante è che già nella situazione, questo è il mese di marzo, vediamo che il consumo, quindi la portata che prima abbiamo visto essere intorno tra i 12 e i 20, diciamo, qua è già particolarmente bassa, quindi segno di una riduzione già nella prima parte di marzo a un livello significativamente minore. E diciamo, per una serie di problemi legati alla sala compressore, vediamo che anche un consumo specifico parecchio più alto rispetto al benchmark condiviso. Questo però, diciamo, di fatto si è parecchio esacerbato nel momento in cui c'è stato appunto un momento di lockdown. Tra l'altro questo ha portato a una sospensione dell'attività di condivisione dei risparmi dovuto al fatto che appunto poi è l'oggetto di fatto di questo webinar, il fatto che ci sia stata una fortissima riduzione della portata, e quindi i risultati non potevano essere in qualche modo giudicati e confrontati rispetto alla situazione preesistente. Qui vediamo che la portata è scesa a un livello appunto da 50.000 normometri cubi ora, addirittura più bassa rispetto ai momenti di fermata degli impianti produttivi di agosto, quando diciamo si avevano comunque il mantenimento in pressione di alcuni impianti, che quindi portava a livelli di necessità di fabbisogno leggermente più alti. Qui vediamo che addirittura il consumo specifico è schizzato alle stelle, e adesso vediamo nello specifico perché. Qua ci sono, diciamo, nel un grafico simile i giorni del mese in termini poi di fabbisogno orario, scusate, di dettaglio orario, e i consumi in kilowattora. C'è sempre il consumo specifico in nero, qua va fuori scala, come prima, diciamo, non vediamo più quanto siamo arrivati. Vediamo che in termini, diciamo, di utilizzo, già prima, diciamo, del lockdown c'era un problema legato a un compressore che lavorava al massimo del carico, quindi evidentemente la centralina non stava lavorando come doveva, perché questo consumo, diciamo, questo K03 sarebbe dovuto essere all'altezza del K04 e K05, quindi questo è parte, diciamo, del consiglio che avevamo dato inizialmente, ma appunto la fermata, quindi vedete anche qui il consumo del Nirvana, che è la macchina a regimi variabili, era di fatto piatta, ma durante appunto il lockdown vedete che è stato acceso un compressore che aveva una potenza di 300 kW, quando di fatto la portata della richiesta era nulla. Allo stesso modo vediamo che la situazione, diciamo, si ripresenta uguale per la prima metà del mese di aprile, e poi, diciamo, solo durante la riapertura si riarriva a livelli di consumo specifico all'intorno, diciamo, del benchmark previsto, mentre qua vedete che il consumo specifico è particolarmente elevato. Qua vediamo che, adesso senza entrare nello specifico per mancanza di tempo, ma diciamo che ci sono stati già diversi utilizzi. Per esempio, in questo momento addirittura era stato utilizzato, ricordiamo, lo vediamo qua, con una portata sostanzialmente intorno ai 7, no, forse meno addirittura, diciamo sicuramente minore dei 4-5 mila nanometri cubi ora. Si utilizzano due compressori, di cui uno
che è questo, il K47, in totale blowdown, quindi diciamo dissipando tutta, bypassando tutta l'aria, e quindi diciamo senza utilizzare in maniera corretta. Questo ci porta a che cosa? A vedere che diciamo vale il lockdown, è stato interrotto, diciamo, arrivando al lockdown è stato interrotto il contratto fino a data da destinarsi, perché appunto ancora adesso la questione, diciamo, le difficoltà produttive dell'azienda non hanno permesso di ripristinare il contratto di verifica, ma abbiamo definito alcuni processi di ottimizzazione che avrebbero permesso di arrivare sia nella situazione di carico al 10% rispetto al carico nominale, sia in quella successiva e precedente con un carico al 65% alla posizione per lockdown, sarebbero potuti arrivare, diciamo, nel caso in cui si fossero realizzati tutti gli accorgimenti che consigliavamo, ad arrivare a consumi specifici all'intorno del benchmark previsto, con questa serie di accorgimenti, adesso bene, non stiamo entrando nello specifico appunto perché il tempo già tiranno, ma che diciamo abbiamo definito. La parte interessante è il fatto che il benchmark nei fatti che avevamo condiviso al cliente, che era stato definito una campagna di misura con un anno, non era coerente con una portata al di sotto dei 10.000 metri cubi ora, perché storicamente non c'era di fatto mai stata questa tipologia di portata, e quindi non permetteva di modellizzare in maniera corretta tutte le variazioni di carico della sala. Questo anche se, naturalmente, essendo un consumo specifico puntuale, quindi in kilowattora su metro cubo, potenzialmente l'algoritmo avrebbe potuto definire un benchmark anche in quel punto, ma infatti non era un benchmark coerente con quello che era il funzionamento pre-AME, diciamo. È interessante come appunto la pandemia, ovviamente, e successiva riduzione in produzione ha obbligato a riconsiderare nuovi regimi di portata, quindi a valle di questo siamo stati obbligati in qualche modo a rivedere, a essere messi nella condizione di dover stimare ulteriori possibili rallentamenti, perché naturalmente non sappiamo se questo lockdown debba nuovamente riarrivare per diciamo più avanti nel tempo. Ed è anche interessante come internamente ci sono state delle procedure interne per cercare di minimizzare il consumo nel caso di ulteriori lockdown. Questo perché, diciamo, durante la fase di chiusura c'era anche una scarsità, diciamo, di manutentori e di persone addette al controllo, e quindi non era stato possibile comunicare in maniera tempestiva le procedure corrette, diciamo, per ridurre il più possibile il consumo della sala compressori, anche in caso di funzionamenti con portate basse. Io ho chiuso, ringrazio tutti e ripasso la parola a Daniele Forni. Perfetto, ringrazio anche Marco appunto per questa presentazione e arriviamo adesso all'ultima presentazione prevista per questo webinar. Ricordo per le domande ai relatori per la parte finale, se avete delle domande, di inviarle attraverso la chat, e poi così ne parleremo nella parte conclusiva, che sarà probabilmente più sintetica, visto che siamo andati un pochino lunghi con le presentazioni. Parliamo adesso invece con Paolo Faini del settore telecomunicazioni, con un approccio appunto su degli impianti relativi a questo settore. Paolo. Sì, buongiorno a tutti, spero si vede, mi confermi si vede la presentazione? Sì, si vede tutto, prego. Perfetto. Vai. Allora, buongiorno a tutti. Qui portiamo un po' una valutazione su quelle che sono delle esperienze di contratti di rendimento energetico realizzati in centrali telefoniche. Allora, qui parliamo di centrali che stiamo efficientando dal 2015. Abbiamo lavorato su circa una sessantina di centrali con diverse tecnologie, e
In particolare, quello che andiamo a valutare in questo momento sono gli efficientamenti sugli impianti di condizionamento. Centrali telefoniche che hanno la necessità di avere una temperatura costante indipendentemente dal carico termico, indipendentemente soprattutto da quelle che sono le temperature esterne, quindi in funzione dei sistemi che sono presenti possiamo fare delle analisi e andare a proporre diverse soluzioni che appunto, nell'obiettivo vogliono garantire un risparmio energetico al cliente. Per fare questo utilizziamo normalmente quelli che sono i dati di partenza, ovvero quelli che sono i sistemi di misura spesso presenti in queste centrali. Dove non sono presenti andiamo a implementare dei sistemi proprio per fare delle baseline che siano coerenti con quello che poi è il sistema di misura che andiamo a proporre e che in questo caso abbiamo condiviso con il cliente e strutturato appunto sulla base di quelli che erano i dati disponibili. Normalmente appunto questi dati disponibili fanno riferimento a quello che è il pod, ovviamente quelli che sono i consumi del pod, abbiamo dei consumi più o meno costanti e nel caso specifico utilizziamo dei consumi orari di quelle che sono tutti la somma dei consumi, quelle le potenze erogate dai sistemi di controllo dell'energia, quindi in questo caso stazioni di energia che alimentano in corrente continua gli apparati telefonici e i gruppi di continuità che invece alimentano gli apparati in corrente alternata. Tipicamente quelli che sono i carichi principali che interessano a noi sono l'impianto di condizionamento e spesso e volentieri questo è un carico non monitorato, però non essendoci altri carichi particolarmente significativi all'interno di questi siti, normalmente per differenza si va a definire quello che è il carico dato dagli impianti di condizionamento. Cosa facciamo? Allora, appunto, nell'ipotesi ottimale è sempre quella di utilizzare la misura di tutti quelli che sono i parametri, in modo da usare un'opzione B che ci permetta di fare delle valutazioni puntuali. Nel caso in questione, ovvero negli ultimi impianti realizzati, in uno di questi impianti siamo riusciti a installare direttamente dei sistemi di misura che facessero proprio tutta la valutazione dei carichi esistenti, anche perché si andava a sostituire proprio un impianto di condizionamento ad acqua refrigerata con un impianto di condizionamento a espansione diretta più free cooling, e quindi volevamo dei dati puntuali su quello che era il consumo effettivo del condizionamento nelle diverse condizioni. Il tutto è stato realizzato, le prime misure sono molto significative, molto coerenti effettivamente rispetto al modello che abbiamo adottato anche su gli altri sistemi, però purtroppo la centrale è entrata in funzione ad aprile con i nuovi impianti, per cui non sarà l'esempio che portiamo in questo momento, però questo per dire che effettivamente la disponibilità di dati precisi è la base sempre per un buon piano di misura e verifica e per proporre poi dei risultati che siano sempre più vicini a quelle che sono le realtà. Quello che facciamo normalmente è una valutazione, una definizione di KPI che ci permettano di valutare effettivamente l'efficienza di partenza di una centrale telefonica, quindi con la suddivisione di quelli che sono i carichi effettivi presenti all'interno della centrale, e andando poi appunto ovviamente con numeri reali anche a verificare quelle che sono le condizioni iniziali e facendo delle ipotesi di saving sulla base di quelle che sono le prestazioni attese delle macchine che si vanno a installare. Siccome ogni sito ha delle peculiarità particolari, questo tipo di dimensionamento viene fatto proprio ogni volta, quindi è proprio sito specifico, sia per quanto riguarda gli impianti che ci sono e quindi l'efficienza proprio tipica del sito, sia per quanto riguarda la soluzione tecnologica che andiamo ad adottare, che viene proprio definita sulla base di quelle che sono le esigenze specifiche di quel sito, ovvero anche le opportunità dal punto di vista tecnico, gli spazi per esempio a disposizione, sia interni che esterni, quelle che sono le condizioni climatiche e via dicendo.
anche qui appunto quello che andiamo a proporre al cliente è un'ipotesi di saving totale sul sito al pod, che è poi il punto che viene considerato come riferimento per il calcolo del saving, però appunto basato su quello che poi è il risparmio dato sia dagli effetti diretti dell'intervento di efficientamento, quindi in questo caso sul condizionamento, sia per esempio su quelli che sono gli effetti collaterali, diciamo, quindi altre forme di risparmio, in questo caso per esempio sui gruppi di continuità che alimentano i condizionatori, andando a diminuire le perdite, abbiamo comunque anche in questo caso un'efficienza che si va a sommare a quello che è l'efficienza totale dell'impianto. E il piano di misura e verifica che andiamo quindi ad adottare prevede tutti quelli che sono, diciamo, i passaggi elencati nel PMP per dare coerenza al piano di misura e verifica, e vengono definiti con il cliente, dopodiché appunto si procede con quello che è l'intervento vero e proprio. Abbiamo un modello di calcolo che si basa su tutta una serie di parametri di riferimento che sono appunto i vari strumenti che abbiamo già in campo e altri che invece come dire, vengono reperiti su web, in particolare quelli che sono i dati climatici di contorno all'ambiente dove si va a lavorare. E vorrei arrivare qui appunto all'effetto Covid. Allora, quello che è molto cambiato per tutti quanti è sicuramente il modo di lavorare, quindi tantissimi abbiamo adottato lo smart working, la didattica a distanza ha fatto sì che anche i ragazzi a casa utilizzassero molto di più le linee di comunicazione per un uso che non è sicuramente normale, diciamo, rispetto a quelli che sono periodi, altri periodi che viviamo normalmente. E c'è l'effetto Netflix, quindi un utilizzo maggiore della rete anche per quello che è intrattenimento, così come delle videochiamate, quindi c'è stato un utilizzo anche maggiore di quelli che sono strumenti che magari vengono un po' sottovalutati, però anche il fatto di non potersi vedere di persona ha portato a vedere di più le persone tramite i servizi di telecomunicazione. Dall'altra parte però il fatto di avere gli uffici vuoti vuol dire che comunque tutto quello che è il traffico dati, soprattutto che viene utilizzato normalmente negli uffici, si è trasferito a casa. Quindi l'aumento, ovvero la variazione che c'è stata sui carichi informatici, effettivamente che abbiamo rilevato su diverse centrali, c'è stato rispetto agli anni precedenti, in particolare abbiamo fatto dei riferimenti a quelli che sono, questa è una centrale come esempio, però sono abbastanza indicativa e significativa. E abbiamo visto che appunto rispetto al 2019, cioè rispetto a un trend che c'è sempre di crescita dei consumi, dell'utilizzo appunto delle apparecchiature informatiche, c'è stato in questi mesi, in questi primi mesi, un effettivo aumento di quello che è l'utilizzo della rete informatica. A questo, e qui appunto abbiamo poi un riscontro di quello che è l'effetto dell'AME, abbiamo comunque un risparmio energetico dato dal saving che l'intervento di efficientamento ci permette di fare, a fronte tra l'altro di temperature che mediamente quest'anno sono state più alte rispetto a quelle dell'anno scorso sicuramente. Poi ci sono diversi momenti in cui le temperature sono state magari più basse, però mediamente le temperature sono state più alte. Ora, questi effetti combinati, quindi maggior influenza del carico IT e delle temperature che si sono avute, vengono implementate, vengono caricate, diciamo, su quello che è effettivamente il sistema che abbiamo previsto per compensare questo tipo di situazioni, che ha funzionato. Quindi è vero che ora noi abbiamo lavorato con un operatore telefonico, quindi non abbiamo riscontro di quello che è successo con gli altri operatori, speriamo di riuscire ad avere un confronto anche con altri per capire se effettivamente poi queste analisi sono corrette, però
mediamente abbiamo visto, e quello che ci tenevamo a verificare era soprattutto questo, che il modello che abbiamo condiviso con il cliente per poter valutare effettivamente quello che è il saving funziona anche in questi casi, ovvero dove ci sono comunque dei salti importanti sia per quanto riguarda il consumo specifico all'interno del sito che per quanto riguarda le variazioni di temperatura. Ed è un modello che si basa sull'efficienza energetica del sito correlato a quella che è la temperatura, ovvero abbiamo ipotizzato sulla base di letture storiche, abbiamo letture storiche di consumo specifiche della parte relativa al condizionamento, quindi verificando i dati in campo, abbiamo costruito delle curve specifiche, sito specifiche appunto, dove il modello risponde a quelle che sono le sollecitazioni appunto date dal carico e dalla temperatura esterna. Ora, il modello che c'è dietro fa riferimento appunto alla lettura oraria delle temperature del più vicino possibile al sito, così come le letture orarie del carico termico dato dalle infrastrutture informatiche, e facendo una correlazione tra questi dati a livello poi che viene raggruppato a livello mensile, riusciamo a costruire appunto questo modello che risponde effettivamente a questi tipi di sollecitazioni. Quindi il foglio di calcolo che abbiamo costruito e condiviso con il cliente prevede una serie di input che sono i dati che vado a leggere proprio sui sistemi di misura, qualcuno ipotizzato come il rendimento per esempio delle stazioni di energia, dei gruppi di continuità, che sono però fattori di aggiustamento, poi con delle misure precise possiamo andare a leggere e a imputare, così come ci sono dei fattori statici che vengono valutati ed eventualmente imputati nel momento in cui ci sono effettivamente delle variazioni importanti, come per esempio l'aggiunta di apparati che inizialmente non erano previsti all'interno delle sale di condizionamento. Però in questo caso non abbiamo appunto inserito questi dati, non abbiamo valutati, ma semplicemente partendo da quelli che sono i consumi al pod e i carichi presenti all'interno del sito, come output abbiamo una ricostruzione di quello che effettivamente è il risparmio, ovvero quello che sarebbe stato il consumo sulla base di quelli che sono appunto i dati che abbiamo rilevato puntualmente rispetto a quello che è il consumo effettivo registrato. E quindi qui abbiamo appunto delle baseline calcolate che ci permettono di fare la differenza tra quello che è il consumo effettivo e quello che è il consumo che sarebbe stato senza l'intervento di efficientamento, e quindi appunto una valutazione poi sia in termini energetici ed economici di quello che è il saving appunto ottenuto da questi impianti. Quindi il modello effettivamente, questo è il riscontro importante che abbiamo visto, il modello è in grado anche di superare questo tipo di variazioni, come dire, anche importanti. E non abbiamo avuto la possibilità di verificarlo al contrario, cioè quindi se questo modello effettivamente può rispondere anche in caso di cali di carico, appunto carico informatico, rispetto invece che semplicemente agli aumenti, beh, speriamo comunque di non valutarlo mai, che quindi ci sia sempre un maggior utilizzo invece di questo tipo di apparecchiature. E giusto per concludere, chi siamo noi? Samandel, io appunto opero e lavoro con Samandel, che è una ESCO che in particolare realizza impianti di efficientamento energetico con contratti di rendimento energetico. Quindi per noi il protocollo EPMVP è un dato importante, perché effettivamente, cioè è uno strumento importante, perché effettivamente ci permette di presentare al cliente delle soluzioni di rendicontazione che tengano conto di tutti quelli che sono i parametri reali e non insomma, semplicemente delle somme algebriche, che ovviamente senza considerare tutti quelli che sono i fattori esterni possono fuorviare a quelli che sono i risultati.
Bene, io ringrazio molto anche Paolo, chiedo di togliere la condivisione video e chiedo a tutti gli altri presentatori, no scusate, dicevo la condivisione del, non della telecamera ma del, dello schermo, chiedo a tutti gli altri che hanno presentato di ricollegarsi in modo da, da fare insomma un rapido giro tra tutti e un secondo, scusate. Io ringrazio intanto ringrazio molto tutti, lo faccio adesso prima di dimenticarmene perché poi ogni tanto mi succede, ringrazio tutti i relatori che si sono prestati a fare questa presentazione con avendo dei dati comunque che sono molto freschi, quindi avendo avuto molto poco tempo per lavorarci, e anch'io non ho dato dei grossissimi preavvisi in un periodo in questo come questo in cui si sono accavallati tantissimi impegni appunto dopo un periodo apparentemente più tranquillo, ma poi sono arrivate ovviamente grossi impegni per tutti. Queste ovviamente sono delle prime valutazioni che ci sono state, diciamo in qualche modo anche a caldo, ma che io ritengo siano molto utili, avendo coperto un po', diciamo, settori anche tra loro molto, molto diversi. Volevo ecco magari sollecitare un pochino la cosa perché tutto sommato nel mercato italiano il piano di MNV non è così, così diffuso, capire ecco da voi, dato che li avete fatti anche in contesti molto diversi, se potete dare un'indicazione, ovviamente non l'avete prezzati separatamente ai clienti, ma sono parte in qualche modo di un lavoro che fate, ecco, quanto può incidere un piano di MNV e magari anche a Terlizzese De Simone, quanto è stata la differenza tra un approccio C e un approccio D, anche diciamo in percentuale, insomma, senza dare però magari qualche indicazione se possibile su queste cose, per esempio, considerando che magari l'approccio D non è stato poi utilizzato solo ed esclusivamente come piano, ma anche precedentemente come ottimizzazione, eccetera. Quanto, se si riesce a dare qualche indicazione su questo, di massima, ecco, e anche agli altri più o meno cercare, se si riesce a dare magari qualche indicazione, considerando anche che poi in alcuni casi ci si è dovuti dedicare poi più tempo a fare degli aggiustamenti non ordinari per la situazione che ovviamente è capitata. Quindi ecco, magari se qualcuno ha voglia di fare qualche considerazione su questo, magari dato che poi c'è sempre la questione che uno tende ad avere un approccio più efficace rispetto ai costi possibili, che è quello che in realtà di PMVP e la buona pratica richiedono, poi ci si trova in situazioni come quelle del lockdown, in situazioni impreviste in cui magari un approccio che inizialmente è stato ovviamente più efficace rispetto ai costi si dimostra magari meno efficace dopo, per cui magari se avete voglia vi sentite di fare un paio di qualche considerazione su questo, farei un rapido giro, se ovviamente non vi avevo anticipato questa domanda che mi è venuta in mente sentendovi poi tutti parlare adesso, per cui sentitevi poi anche liberi, se non avete voglia di rispondere, di non farlo, non c'è problema, farei appunto un rapido giro se qualcuno ha voglia di iniziare su questo, se no vado, accendete il microfono, chi inizia? Sì. Posso? Allora, intanto appunto l'applicazione di un piano di misura e verifica è ovviamente molto importante dal nostro punto di vista, come scopo. Purtroppo non è percepito spesso come valore aggiunto dai clienti, perché non sempre ci sono degli interlocutori qualificati per poter valutare
questo tipo di approccio, e quindi pur essendo per noi diciamo uno standard e un'applicazione che vuole essere un allegato a un contratto di rendimento energetico, quindi appunto una valutazione puntuale, ci rendiamo conto che non è percepito così come un valore aggiunto a quello che è il contratto di rendimento energetico. Ci è capitato anche di fare delle valutazioni per altri clienti che magari dovendo partecipare a delle gare anche importanti, dove era richiesto proprio una redazione di un piano di misura e verifica a supporto di quelle che erano le ipotesi di risparmio, il fornitore stesso non capisse effettivamente l'importanza di del piano di misura e verifica conforme all'IPMVB, quindi sicuramente è qualcosa che va ancora proposto sempre di più, anzi grazie alla FIRE che anche con questo tipo di interventi, di webinar, lo propone, perché diventa importante nel momento in cui si vuole andare a proporsi in maniera qualificata che questi strumenti siano effettivamente valorizzati. Sì, se posso, magari io spendo due parole, non ho avuto modo di ringraziare FIRE ovviamente per lo spazio che ci ha dedicato, perché penso sia molto importante, perché come diceva Paolo, alla fine noi facciamo questo lavoro, ci mettiamo tanta passione e cerchiamo di dare un metodo al lavoro che facciamo. Noi consideriamo questo approccio ai PMPP indispensabile per il lavoro che facciamo, per i contratti di performance energetica, quindi questo è il nostro standard, ma l'auspicio è che diventa lo standard per tutti, quindi più se ne parla meglio è. Da un punto di vista operativo, la differenza fra l'opzione C e l'opzione D è evidente, che da un punto di vista tecnico si porta via tempi diversi e costi diversi, perché da un lato si mettono insieme una serie di variabili, si fanno una serie di considerazioni statistiche che aiutano a definire un modello matematico per la ricostruzione dei consumi. Dall'altro, poi magari lascio la parola a Tiziano, c'è un lavoro più impegnativo sicuramente da sviluppare su software, ma in ogni caso è un lavoro che secondo me porta tanto, tanto valore aggiunto anche al contratto, ma soprattutto al feeling col cliente. Poi noi siamo una realtà internazionale, quindi questo è un linguaggio internazionale che ci permette di parlare la stessa lingua anche con i colleghi e con i clienti anche di altri paesi. Quindi vedo tanti vantaggi. Poi l'impatto economico, come dicevamo, noi lo affoghiamo dentro al nostro investimento, perché poi realizziamo, investiamo completamente noi su tutti gli interventi, e insomma è un impatto diverso l'opzione C e l'opzione D, ma assolutamente sostenibile. Insomma, lascio la parola a Tiziano, non so se vuole aggiungere qualcosa sullo sviluppo della modellazione. Sì, allora, innanzitutto l'opzione D, quindi il realizzare un modello di simulazione dinamica, naturalmente all'istante zero porta via più tempo, più risorse, questo sicuramente. È tanto più efficace se lo stesso modello, come diceva prima Daniele, lo si utilizza poi anche per l'ottimizzazione dell'intervento, quindi si realizza non solo il modello baseline, quindi rappresentando l'edificio ante operam, ma anche il modello proposed, ovvero ciò che si vuole fare per andare ad ottimizzare l'intervento che si vuole fare. Oltre a un impegno iniziale, ha un impegno in fase di rendicontazione, perché il modello deve essere ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, a seconda della frequenza con la quale si vuole rendicontare al cliente, deve essere aggiornato per fattori di aggiustamento, quindi il numero di persone, la frequenza, gli orari di apertura del punto vendita, che non sono mai gli stessi perché ci sono le aperture notturne, ci sono i cambiamenti, tutti questi devono essere imputati. In questo periodo di cambiamenti così notevoli, l'aver fatto un option D, quindi un modello di simulazione dinamica, ha permesso di inserire tutte le variazioni che ci sono state all'interno del modello. Quindi diciamo che in questo momento è stato estremamente positivo avere un option D e la capacità di poter intervenire su
in modo così profondo sul modello, no? Cambiandolo completamente, inserendo appunto i profili di carico dell'illuminazione che portano in pancia dei consumi che altrimenti altrimenti in modo più difficile andresti a non scorporare dai risparmi che vuoi andare a calcolare. Direi, aggiungo infine, chiudo, che è sicuramente importante avere implementato un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, perché in questo modo il modello che si riesce a realizzare è enormemente più efficace. Se posso dire qualcosa anch'io, diciamo, l'aspetto, diciamo, che è già evidenziato è il fatto che almeno per quanto riguarda la grande distribuzione ci fa una fatica incredibile a spiegare l'importanza non solo dell'applicazione di PMVP, che è già, diciamo, un lusso o un livello più alto, ma addirittura l'importanza di misurare o di trattare i dati. Cioè, diciamo che grossi gruppi che hanno punti vendita così numerosi fanno anche fatica a controllare la quantità, i consumi in maniera periodica a livello mensile tante volte, no? Per cui diciamo che ci sono dei problemi addirittura più a monte, ecco. Quindi è chiaro che l'aiuto delle diagnosi in questo caso è obbligatorio, e il fatto che siano cominciate a misurare ha cominciato a far apprendere anche al cliente l'utilità di sapere quanto consumano le cose, sta invogliando anche a fare dei progetti di efficienza. Questo sicuramente è importante. Il protocollo poi è un qualcosa in più. È chiaro che con questo tipo di cliente, che diciamo è un cliente generalmente molto relativamente portato a spendere sulla misura e su questo, diciamo, si cerca sempre di trovare degli algoritmi fra virgolette un po' più semplici, cosa che però, come abbiamo visto nell'ambito ad esempio dei supermercati, con appunto il lockdown rende difficile la gestione di algoritmi, perché i fattori che hanno influenzato le variazioni dei consumi di supermercati in questo periodo sono stati veramente numerosi. Poi se io ragiono sull'option C, di fatto praticamente non vedo quasi differenze significative, per cui faccio anche fatica a identificare l'insieme dei fattori che ha portato a dei consumi che alla fine oscillano in una percentuale, diciamo, nell'ordine dell'errore di misura più o meno fra, oppure se parliamo di comunque di consumo aggregato, diciamo dell'ordine più o meno 5%, che comunque sono oscillazioni quasi naturali, cose che avrei anche fra il 18 e il 19, magari per motivi di vario tipo. È chiaro che invece avere un approccio più dedicato all'utenza, un option D addirittura, ma quella ovviamente è già più complessa, può aiutare di più a gestire queste situazioni un po' più straordinarie. Ecco, insomma. Come sai, la mia battaglia sulla pubblica amministrazione di proporre il PMVP è da anni la porto avanti. Lì ancora peggio, perché mancano i dati di baseline adeguati. È chiaro che lì il backcasting probabilmente è la soluzione più interessante, e ultimamente nelle gare sto cercando di proporre degli algoritmi, sto per provare su una gara che uscirà fra un po' a provare a proporre degli algoritmi già un pochino più complessi. Stiamo parlando di regressioni molto molto semplici, però diciamo che già proporle in ambito pubblica amministrazione comincia a essere una sfida. Vediamo poi come il mercato risponderà in tal senso. Se posso aggiungere, no, so se Marco tu volevi... Vai Ferrari. No, appunto, io volevo dire, anch'io fare due considerazioni su questo. Tante cose, diciamo, sono state già dette. Sicuramente, diciamo, una parte interessante è venuta fuori con, come dice giustamente Fabio, sull'obbligo di diagnosi e l'obbligo di monitoraggio, specialmente per la parte, diciamo, industriale, che in qualche modo ha assorbito in forma un po' più... come dire, completa la richiesta e l'obbligo, diciamo, della misura, e questo ha sicuramente comportato a un miglioramento delle possibilità anche, no, di poter realizzare gli impianti MV. Sicuramente anche l'approccio delle diagnosi ha iniziato a definire in maniera un po' più precisa, grazie alla modellizzazione, alla ripartizione dei costi energetici, quali possono essere anche per gli stakeholder le parti più interessanti da monitorare e sotto la quale, diciamo, iniziare a realizzare dei piani MV. Nel nostro caso, in realtà, il lavoro è, diciamo, nello caso specifico che abbiamo portato, è partito in realtà da un piano MV, cioè l'azienda ha visto sulla base delle misure che
e ancora prima sulla base delle diagnosi che la parte dei compressori consumava 10 gigawattora all'anno, questo vuol dire 1 milione di euro all'anno, poi più o meno, insomma, diciamo nell'ordine del 1 milione di euro all'anno, quindi è ovvio che una differenza del 10% che nei consumi specifici sostanzialmente vediamo essere all'ordine del giorno, significa scostamenti maggiori dei 100.000 euro all'anno, quindi giustifica in qualche modo anche in maniera più semplice, specialmente appunto in impianti così grossi, un costo di una verifica costante dei livelli di prestazione energetica. È ovvio che quanto più ci si spinge, diciamo, in aspetti, in ambiti più piccoli, tanto più difficilmente, diciamo, è difficile, come giustamente è stato detto, far digerire in qualche modo al cliente la necessità di sottostare o di far sottostare l'intervento a un piano serio MMB come quelli che abbiamo visto oggi. Sicuramente quello. Il discorso che noi vediamo anche a livello non solo industriale ma anche terziario è che spesso si deroga in qualche modo una specie di opzione A, diciamo, no? Cioè di un intero impianto in cui uno legge specialmente gli impianti piccoli, il consumo di pod e PDR, e da lì si cerca in qualche modo di definire quelli che sono i vari consumi, cercando di modellizzare il più possibile la scatola in sito produttivo. Però certamente, diciamo, da quello che sto vedendo, questo obbligo definito dalla legge 102 sta sicuramente portando a un maggior consapevolezza anche di tutti, diciamo, i clienti finali, di quella che è l'importanza del monitoraggio, e quindi ovviamente a valle di questo, anche semplicemente per giustificare l'impegno profuso per l'installazione dei punti di misura di quello che è un piano MMB serio su diversi siti. Marco Rossi, per finire, vuoi dire due parole tu? Ok, non ti sentiamo. Scusa. Ancora no? Un sabotaggio? Nulla. Aiuto. Niente, mi spiace Marco, se sei vittima di un sabotaggio, non so se sia stato qualcun altro. Niente, se vuoi provare a chiamarci, ma niente, vabbè, lasciamo stare, siamo giunti a un'ora tarda, mi spiace che Marco non riesca a contribuire con qualche osservazione. Io a questo punto ringrazio tutti, se per caso Marco ritorna online, ma non lo sento, quindi non riesco, ringrazio tutti, farei anche una considerazione, che è quella che da oggi, insomma, dopo questo lockdown dovremmo sicuramente pensare, in qualsiasi approccio terremo in futuro, chiunque dovrà pensare di avere un approccio che consenta di tener conto di questo tipo di eventi. Non si potrà più dire non ce lo aspettavamo, perché purtroppo dovremmo aspettarcelo e non potremo più nasconderci dietro un dito. Sicuramente, come abbiamo visto, ci possono essere diversi approcci per riuscire a identificare, continuare a identificare in modo solido, ma soprattutto efficace rispetto ai costi, che è la questione, perché ogni caso è differente e quindi permette di utilizzare, diciamo, delle potenze di fuoco diverse, però insomma tenendo sempre in considerazione il bilanciamento tra costi e benefici. Probabilmente si potrà pensare anche, non abbiamo visto un caso, ma magari di mettere insieme anche un'opzione di intero impianto struttura, magari poi andando a prendere anche a separare dei singoli isolamenti, dato che ci saranno sempre più dati disponibili all'interno del sito di consumo. Il backcasting avrà sicuramente un ruolo più importante
Lo andremo probabilmente ad analizzare anche nel prossimamente. Ricordo a tutti che verso fine anno ci sarà un, non so se dal vivo o di nuovo online, un evento dedicato all'MNV intorno a novembre. E ringrazio ancora tutti i relatori e tutti quelli che sono stati ad ascoltarci fino ad adesso mi auguro di ritrovarvi presto, che riusciate tutti ad avere una piccola, almeno una breve pausa estiva per riprendersi da tutto questo inverno, che per alcuni è stato più pesante che per altri, e però l'importante insomma è esserci e aver voglia di continuare e riuscire a fare efficienza. Ringrazio ancora tutti e a presto. Buona giornata. Grazie. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie mille.